Ciao, sono Viola. Vittoria. E facciamo parte della reazione Fuorilegge. Siamo qui ad Albinea per il Festival di Libraria. E oggi abbiamo l'onore di intervistare Arianna Giorgia Bonazzi, che è una bravissima scrittrice, molto giovane. Detto da te, molto giovane. E adesso ti faremo alcune domande. Sono pronta a tutto. Ok. E da piccola eri una grande lettrice? Ah, questa è una buona domanda. In realtà, secondo me, rispetto a voi, alla vostra età, io avevo letto molti meno libri, perché innanzitutto non c'erano troppi libri per bambini a casa mia. E mi ricordo che invece verso le medie, quindi penso dopo, quando ero già più grande di voi, perché tu devi ancora iniziare le medie e tu sei ancora alle elementari, ho iniziato a arrampicarmi per rubare dagli scaffali dei classici, che però non erano per la mia età, e ho iniziato un po' così. E poi attraverso la mia maestra di italiano, la professoressa delle medie, che mi ha detto: secondo me tu dovresti leggere. Allora a quel punto, siccome c'era l'imposizione, c'è stato anche un po' di rifiuto da parte mia, e solo verso la fine delle medie posso dire di essere diventata una lettrice, quindi sto ancora recuperando. Infatti ora che sono grande mi leggo i libri per bambini, perché quella fase lì mi era mancata del tutto a me. Qual è il libro che ti ha fatto immaginare di fare la scrittrice? Ah, questa è una domanda abbastanza difficile, però penso che il primissimo libro che la mia insegnante mi ha fatto leggere per convincermi che scrivere e leggere era una bella cosa era Il piccolo principe, e io non l'ho capito. Ho detto che era proprio bruttissimo quando l'ho letto, e solo quando l'ho riletto alle superiori, che è strano perché è un libro che comunque leggono i bambini, ho capito che cosa mi voleva dire lei. Quindi quello è proprio la mia iniziazione, il primissimo libro, però ancora non mi aveva convinto. Poi alle superiori invece leggevo moltissimi autori sudamericani, quelli che scrivono le saghe, come per esempio García Márquez, che però adesso che sono diventata grande non mi piacciono più poi tanto, ma ho iniziato a quell'epoca. Oppure leggevo alcuni libri giapponesi come Murakami. E forse però il libro che proprio mi ha fatto pensare che volevo diventare scrittrice, penso di averlo letto ai tempi dell'università, e quando ormai ero cresciuta, però e sono libri di poesie che mi hanno fatto venire voglia di scrivere, anche se io in realtà le poesie non le so fare, però sono stati quelli, ed ero già bella grandicella, insomma. Non ne ho pensato uno in particolare. Le poesie di Gozzano mi erano di Guido Gozzano, che voi non so, forse studierete quando siete un po' più grandi. E qual è il primo libro che hai scritto? Il primo libro che ho scritto è un libro che si chiama Les Adieux, e l'ho scritto quando avevo 22 anni, è stato pubblicato quando ne avevo quasi 25, e è un libro per grandi che però parla della storia di una bambina, e quindi in qualche modo il tema dell'infanzia è sempre stato molto vicino alla mia immaginazione, al mio immaginario. Quindi avevi 25 anni? Quando l'ho pubblicato sì, quando l'ho scritto però ne avevo 22, stavo frequentando una scuola di scrittura e non avevo proprio intenzione di scrivere un libro. Mi stavo esercitando e ogni giorno scrivevo un brano, e poi giorno dopo giorno lievitato come un panino, ed è uscito un piccolo libro che qualcuno ha trovato interessante e che, con mia sorpresa, qualche anno dopo hanno deciso di pubblicare. È stata una... Sì, una sorpresa. Io stavo lavorando in un supermercato, stavo facendo la promozione delle insalate quel giorno, quando mi hanno telefonato a 3 anni di distanza da quando io l'avevo scritto questo libro, che consideravo più un insieme di esercizi di un'aspirante scrittrice, mi hanno detto che volevano farne un libro vero, e quindi è stata sicuramente l'emozione più grande, che poi non ho più provato, anche se poi in tutto ne ho pubblicati 6 di libri, però non è stato mai come quando ho visto
il primo libro nelle mie mani ed è anche quello di cui sono più contenta e a cui sono ancora più affezionata. Non credo di aver fatto mai niente di così bello dopo quel libro, ma il motivo è semplice, che quel libro lì l'ho preparato in 22 anni di vita, mentre gli altri erano meno spontanei, erano meno necessari. Ho detto va bene, scrivo un altro, ma quello invece era proprio come una specie di urgenza, che senti il bisogno di scrivere quella cosa lì. Beh, noi sappiamo che tu sei molto giovane. Fingo, faccio finta di essere molto giovane. Io all'inizio ho avuto l'impressione che tu scrivessi da quando eri una bambina, proprio, cioè, sei avuto 10-11 anni, perché il tuo modo di scrivere comunque è bello. È maturo, vuoi dire? Sì. Beh, è vero che che la mia nonna, siccome io non andavo all'asilo perché ero una bambina un po' timida, un po' scontrosa, non volevo andare all'asilo, allora la mia nonna, dato che ero a casa, ha iniziato a insegnarmi a scrivere quando avevo 3 anni. E quindi facevo queste composizioni, facevo già a 5 anni, già scrivevo le frasette. Però non era ancora... siccome mia nonna comunque è cresciuta in tempi molto diversi, da quelli di oggi, no? Quindi comunque è cresciuta sotto il fascismo e lei aveva un modo di insegnare un po' antiquato, per cui non mi lasciava libera di esprimere i miei pensieri. Se io dicevo una frase, lei me la cambiava tutta e me la faceva scrivere con un italiano un po' antiquato e sempre molto, sai, molto educata, molto una cosa pulita che potesse piacere alla maestra, per cui anche se sapevo tecnicamente scrivere, quando ero molto piccola non ero tanto libera di esprimermi perché mia nonna, che però naturalmente io sogno ancora ogni notte anche se non c'è più, quindi è stata importantissima nella mia educazione, tendeva a un po' a rinchiudere la mia creatività in un recinto e a farmi scrivere delle cose comunque sempre corrette, educate, e non potevo mai dire una cosa come puzzette, non c'erano delle parole che non si potevano dire, e quindi la mia autonomia di pensiero è arrivata un po' in ritardo rispetto ai bambini, per esempio, che vedo oggi, che sul palco qui al festival erano così liberi di esprimersi, non avevano nessun tipo di... E invece io avevo un po' di soggezione, un po' di... stavo molto attenta alle cose che si poteva, credevo che ci fossero cose che non si potevano dire, e quando invece sono arrivata, diciamo, dalle medie in poi, ho avuto dei professori importanti che mi hanno fatto capire che si poteva dire tutto, e da lì in poi ho iniziato a avere più autonomia, e finché ho cominciato a scrivere sul serio.